Bentornati con il nostro quarto appuntamento con Pur Parlando Borders, un doppio appuntamento. Vi racconteremo di due concerti e tanti ospiti. Iniziamo con Alan Farrington Band e Della De Bandini, due grandi che raccontano questo concerto, note di un secolo, ma ci raccontano aneddoti della loro vita personale. Scopriremo anche delle curiosità davvero simpatiche. Sarà poi la volta della storia di Irio De Paula, un signore di origine brasiliana che ormai da una vita ha scelto di stare qui in Italia. Ci racconterà della sua chitarra, del suo Brasile, del suo jazz, della sua passione che lui definisce un dono, addirittura un autodidatta. Ma ci racconterà anche la storia davvero particolare del concerto che gli ha regalato poi la fama, il concerto di apertura della grande voce nera di Ella Fitzgerald. Infine il duo che da oltre 15 anni si esibisce insieme e che, per quanto riguarda Gubbio No Borders, hanno donato le loro note al pubblico nella stessa sera di Irio De Paula. Parliamo di Renato Sellani e di Rosa Emilia. Renato Sellani, un grande del pianoforte che ancora ad oggi si esibisce anche con Ella De Bandini, e Ella De non mancherà di ricordare questo grande personaggio dalle dita davvero magiche. Accanto a lui la meravigliosa Rosa Emilia con la sua voce dal taglio brasiliano. Dunque tante storie che si intrecciano, tante storie dal profumo italiano, dal profumo internazionale, da quello brasiliano. Una puntata da non perdere. Due grandi ospiti per Gubbio No Borders e due grandi ospiti per il nostro Pur Parlando a Borders. Inizio subito da Alan domandando: questo spettacolo questa sera, come immagino in tour, omaggerà dei grandi compositori e dei grandi cantanti che hanno segnato il secolo, italiani, stranieri, a partire dal jazz, dai Beatles, da James Brown. Che spettacolo è? Allora, intanto è un'idea di Ella, del nome è bellissimo, Note di secolo, appunto, è passato un secolo da quando è nata la musica che ha cambiato tutto il panorama musicale, cioè dalla classica si arriva al jazz, appunto, che nasce sulle rive del Mississippi un secolo fa. Quindi noi non facciamo altro che fare una carrellata di brani che partono appunto dalle musiche che sono nate sulle rive del Mississippi per arrivare al jazz dei grandi compositori Porter, Berlin, Roger Enart, Gershwin, per poi passare al blues, che è una parte importante di questa musica. E poi il soul, chiaramente, quindi tutto il rhythm and blues, soul, funky, poi Beatles, che è stato un altro grande cambio devastante. Poi aggiungeremo anche i Police un giorno, che è un altro bel cambio pure quello. Ecco, grosso modo, Note di secolo è questo, appunto, Note di un secolo. Away. The cars, I fear I'll do some damage one fine day, but I'll never be convicted. I'll buy jewelry on my beers. Go
'cause I'm crazy after all these years. Yeah. Oh, let me tell you, baby, one more time. Sure, it's gonna be a long time, and I'm still wondering why. So che lei quando parla della sua Ferrara, perché lei è originario di Ferrara, anche proprio sia come nascita, sia come... Come nascita solamente, perché diciamo che come Alan, i miei genitori non sono di Ferrara, ma sono di Parma. Mio padre era una guardia di finanza, quindi fu trasferito nel dopoguerra così a Ferrara. Io sono nato a Ferrara, ma sento un grande richiamo dalla terra di Parma, proprio dalla città di Parma, dalla campagna parmense. Quindi sono di Ferrara, è una città che amo tantissimo. Specialmente ultimamente, da Parma, è un bel posto Parma. Parma è un gran bel posto, sinceramente. Cosa c'è a Parma ultimamente? Non lo so, c'è tante cose belle. Non lo so. So che lei quando parla di Ferrara, l'ho letto in un'intervista che ha rilasciato, la descrive come, almeno in quegli anni, negli anni della sua formazione musicale, davvero una fucina di, a livello culturale, a livello letterale, a livello musicale. Forse cosa che adesso in Italia un po' manca, è vero? Io la descrivo come una fucina, ma se anche fossi nato a Salso Maggiore o a Abano Terme sarebbe la stessa cosa, perché allora in tutte le città, in tutti i paesi c'era quella cosa che oggi manca, i posti dove suonare ed un lavoro che per noi era più un divertimento. Adesso ci rendiamo conto che è un lavoro perché ci pagano, ma anche allora ci pagavano. La tragedia è che oggi invece i giovani non li pagano più, mi sembra che devono veramente fare dei percorsi diversi. Erano solo a Ferrara c'erano almeno 7-8 locali da ballo, solo nella città, dove ballavano 3-4 volte alla settimana, tutte le sante settimane, per non parlare, e ogni paese aveva una sala da ballo dove richiedeva un'orchestra. Poi è arrivato il DJ che faceva riposare 10 minuti l'orchestra, dopo 2 anni era l'orchestra che faceva riposare il DJ. Perché? Perché il DJ era quasi sempre più bello. È tutta una questione di fascino, no? È una questione di donne. Le donne che sono una cosa che io adoro, cioè loro non adorano me sicuramente, ma io adoro, hanno fatto dei grandi danni, hanno permesso ad artisti con un viso particolare, con una voce particolare, che se avesse avuto un corpo più sfortunato non avrebbero fatto sicuramente quello che hanno fatto in Italia. Io voglio fare il DJ da grande. C'è molta gente che suona, che ascolta la musica con gli occhi. Come tante altre attività in Italia, d'altronde. Attività. So che lei ha ricevuto la sua prima chitarra quando aveva 4 anni. Il vostro approccio a quello che è strumento musicale, a quello che è musica, come immagino succeda un po' per tutti, è casuale. Ma com'è stato? Anche a lei è arrivato qualche regalo? Lei quando ha preso in mano questo strumento ha sentito che c'era? Io sono batterista. Però mio padre mi portò una chitarra così, ma sia nel dopoguerra così, insomma, la chitarra costava. Mio padre era una guardia di finanza, ma sì, si costava la chitarra allora. Io ho la storia diversa, cioè io volevo fare il batterista, non me l'hanno comprata perché costava, ho suonato la chitarra. Sai che questa non la sapevo, giuro, voi avete una news.
Tu hai preso prima la chitarra e poi la batteria. Mi mise in mano questa chitarra così. Poi a un certo punto, siccome mio padre per comprare le chitarre, per comprarsi delle cose che piacevano a noi, diciamo così, era già in pensione dalla guerra di finanza, ma andava ancora in giro con la divisa. Da finanziere non era più finanziere, quindi mia madre ha detto: invece di comprare la chitarra a nostro figlio, comprati un paio di pantaloni seri. E così ha riportato dietro la chitarra. Poi dopo, l'anno dopo arrivarono con questo giocattolino che durò chiaramente 2 giorni perché piccolino, ci ho suonato sopra, l'ho sfasciato praticamente. Ma questo è un grande amore proprio di... è la musica adesso, non è batteria, è un caso. L'altro giorno era ospite qua a Gubbino Border Sirio De Paola e quando parlava della sua voce e della sua passione per la sua chitarra diceva che era un dono, lui ha ricevuto un dono. Anche per voi la vostra passione è un dono? Ma io sono cantante perché non cantava nessuno. Ma lei è sempre lì, tu hai sempre ripiegato com'è? No, nel senso che io suonavo... Tu, tanto che va bene, era gentile richiesta, come hai detto tu. Io suonavo la chitarra perché quella mi avevano regalato. E vabbè, tempi dei Beatles, queste cose così. Però insomma nessuno voleva cantare, io facevo i cori, volevo fare i cori, poi dopo sono rimasto solo io a cantare e sono rimasto a cantare. Ma non è che io avessi mai avuto idea di cantare, no, è vero, io sono un batterista dentro. Quindi immagino quando sei accanto a Ella De Bandini cosa si prova? Sul palco di lavoro, la tua attività ora è questo, accanto a un grande. Adesso sono 20 anni? 20 anni che suoniamo insieme, per me non è... È una famiglia, siete una famiglia? È l'unico che comincia con lo E che è primo nel mio elenco del telefono. Diciamo che Alan, ci siamo tutti veramente nell'87, 88, non mi ricordo, 20 anni fa circa, in una discoteca, veramente nel periodo in cui nelle discoteche i gruppi non potevano suonare. E quella sera c'era un DJ che aveva conquistato proprio la sala in un modo pazzesco. C'era questo DJ che io veramente ero terrorizzato. Che io non, questa sera, ragazzi, scusatemi, è la prima volta che suonavo con lui. Dico, io non vengo su con un DJ, cioè non vengo su a prendere degli insulti dalle ragazze, dai ragazzi per vogliono parlare. No, perché ormai praticamente siamo saliti dopo 2 minuti. Il DJ era già scomparso dalla mente. Allora io mi ricordo che alla fine dissi: guarda, ti seguo cioè in Alaska, dove vuoi, ti seguirò sempre. Quella è la frase che mi ricordo che quella sera gli dissi, perché vedi questo Alan, che è veramente un cantante per me eccezionale, ma sicuramente c'è una musicalità dietro, al di là di tutto questo, c'è una musicalità che straripa da tutte le parti e bisogna veramente rara. Sì, perché mi sono appuntato una cosa, mi fa piacere ricordarla con te. Allora passiamo al tuo, come abbiamo detto prima, negli anni 50, so che il tuo riferimento era il sestetto basso Piana Valdambrini, però tu hai voluto giustamente ricordare il grande Renato Sellani al pianoforte, che pochi giorni fa è stato appunto qua con Irio De Paola, quindi secondo me è carina questo esservi ritrovati anche qua a Gubbino Border. No, suoniamo anche abbastanza, ogni tanto ci troviamo, quando viene a Ferrara a suonare la Jazz Club di Ferrara, al Torione, quando io sono disponibile, io suono volentierissimo con Sellani, una persona stupenda, di una dolcezza, ed è un poeta veramente che parla, dove i versi escono da queste dita, insomma. Cosa posso farsi? È la mia cosa di maggior successo. Chi ti piacerebbe dire grazie o a che cosa? Oh mamma, a chi mi piacerebbe dire grazie? Oh, che domanda, mica male, neanche Marzullo l'avrebbe fatto. Aiuto, il paragone tremo. No, perché dico ti spiazza. A chi mi piacerebbe dire grazie? Ma io forse penso alla prima volta che ho visto la televisione, ho detto a me piacerebbe fare quello. E fare della musica.
Poi vabbè, mia mamma dice che è lei che mi ha dato questa passione per la musica, perché anche lei dice che era una gran musicista. Però non lo so, boh, forse mi ricordo di aver visto qualcosa che ho detto io voglio fare la musica. Altra domanda che faccio spesso a questo punto, tocca anche a te. A me piace molto domandare che rapporto si instaura tra l'uomo e lo strumento. Io ho trovato scritto una cosa, una tua descrizione della batteria, posso leggertela e poi magari ne parliamo insieme, perché dici: ogni volta che mi siedo mi dico sempre, Ellade, cerca di non essere ripetitivo, non devi mostrare nulla, pensa solo alla musica. Mi faccio questo strano training autogeno perché la batteria è una donna da amare, rispettare, carezzare, ma può anche essere una tigre da domare o un mare in tempesta dove non sai mai se ti salverai. E questo ancora sì. La frase della batteria una donna non è mia, perché è di Duke Ellington. Beh, è sempre così sicuramente, perché dal momento che una persona comincia a dover dimostrare qualcosa, anche solamente vedendo entrare un collega, c'è il rischio di dimenticare per un attimo cosa sta succedendo in quel momento tra musicisti, e si perde un attimo il contatto con la musica, e si comincia a suonare per far sentire, e sai che discorsi musicisti, sai, far sentire cosa sai fare con lo strumento. Quindi questa qua è una cosa che io continuo a cercare di non fare, ma sinceramente l'ho fatto perché dal momento che ti cadono le bacchette per terra o fai degli errori, speri sempre che ci siano dei musicisti in sala, così almeno ti togli il dente una volta per tutte, capito? E ti dici: io sono questo qua, cioè suonare non è solamente, suonare è una cosa bella, e quindi non voglio dimostrare niente a nessuno, non voglio assolutamente diventare, guai a diventare il più grande, ci mancherebbe, non esistono proprio, però cosa fai dopo? È sempre bello. Essere o apparire. Puoi essere o apparire. Comunque voglio dire, il discorso che prima mi piaceva è quello di chi ringrazio. Mi piace molto questa qua, perché sai che ringrazio? Io non faccio nomi, perché ma io ringrazio le persone cattive, ringrazio le persone, anche i politici, anche dico proprio i cavalieri, non senza fare politica. Rotonda, sì, certamente. Non so, certe trasmissioni tipo quelle che fanno con la gente seduta, talk show, che hanno fatto così, perché mi hanno, a un certo punto, certe persone, io ringrazio loro perché mi hanno fatto col tempo conoscere delle persone che io pensavo delle brave persone, invece alla fine erano dei delinquenti. Se non c'erano le trasmissioni, sarebbero passati alla storia o nel ricordo delle persone dei delinquenti, che invece sono veramente delle brutte persone. Basta accendere la televisione e ne abbiamo uno sì e uno quasi. Addirittura, non se ne salva neanche metà. Ma guarda, sinceramente di quello che c'è salverebbe ben poco. Salvo alcuni momenti. Un momento che io posso salvare, sai qual è? Adesso non mettete a vedere subito. Il momento in cui un'attrice, che non dico il nome subito, sennò tutti per forza. No, quando un'attrice, la prima volta che vedi lo sguardo sereno di un'attrice famosa per certi film, e per la prima volta vedi uno sguardo era criticata dalle persone, quindi, di una serenità disarmante. Ed era Claudia Cole quando a un certo punto, si chiama Claudia Cole, quando spiegò, ma lo disse in un momento che non è possibile, quello è un momento di bella televisione, per dirti. Sì, la conversione di Claudia Cole infatti ha fatto molto discutere, ha fatto molto parlare, adesso lei si impegna molto nella recitazione dei testi biblici. Sono cose sue queste qua, ma in quel momento mi è piaciuto molto, quindi quello è stato un bel momento. Però gli altri, sinceramente, la scuola dell'urlo non ci interessa. Non facciamo nomi, ma Costanzo ha fatto tanti di quei danni, ragazzi. E qui chiudiamo. È meglio chiudere. Perché, no. Like I said before. Papa's got brand new bed. Come on, dear. 1, 2, 3, 4. I feel good. I know that I would. I feel good. Yeah, you know that I would. So good. So good. Sugar and spice. I feel nice. Well,
dangerous lies. Oh, let me see. So good, so good. I got you. Come si racconta il Brasile qua in Italia, qua da noi? Come si racconta? Un Brasile caldo, un Brasile molto simile all'Italia, un Brasile fatto di persone vere, fatto di tante storie, di tante razze. E l'Italia un po' sta cominciando a mescolarsi ed è un piacere molto grosso per noi poter portare l'esperienza che abbiamo già vissuto di tanti popoli dentro la nostra terra. E adesso siamo noi a esserci qua come invitati, ecco. Beh, è bello questo. Ho trovato scritto un commento, una critica al vostro lavoro. Posso leggertelo e domandarti se ti ci ritrovi? Perché è un'analisi davvero molto bella. Dice: un botta e risposta tra due atteggiamenti agli antipodi che non viaggiano mai in parallelo, ma si intrecciano e si coinvolgono. Non due metà della stessa mela, ma due frutti interi e succulenti, uno mediterraneo, l'altro tropicale. Sellani è jazz allo stato puro, improvvisatore incurante degli schemi e allo stesso tempo fedele depositario della metrica. Rosa canta come sempre dallo stomaco, dai polmoni, dal cuore. Quando i due appaiono rapiti, ognuno nella propria egocentrica intensità, eccoli ricongiungersi in un punto preciso. Poi tornano a volare, a perdersi e a ritrovarsi. È davvero questo? È davvero così. Difatti sono molto contenta di questa critica. L'ha fatta Antonio Forni, che è un critico specializzato in musica brasiliana che ci ha seguito per tanti anni. E la cosa più interessante di questo lavoro che posso dire è che, come ha ben descritto lui, che Renato ha una sua identità molto, molto forte, io la mia, e trovarsi a fare questo lavoro insieme come trovarsi in un punto, che so, nell'universo dove tutti noi siamo uguali. C'è tanta improvvisazione nel nostro lavoro. Difatti ieri sono andata a Milano a provare con lui, ma so che cosa significa provare. Significa che saliamo sul palco e facciamo tutto diverso, come sempre. Ed è sempre un'emozione, sempre una novità, è sempre come la prima volta. È bello, è bello. Che cos'è la musica nella tua vita? Perché la tua vita è musica, ma allora che cos'è la musica nella tua vita? La mia musica è la mia perenne forma di esprimermi. Non è molto diversa da me, è molto naturale, io canto da quando sono bambina, per cui è l'espressione di quello che sono io tutti i giorni, con chiunque. Spero che sia una cosa bella, me lo auguro, ecco. Thank you.
No, io dico, certamente essendo musicista brasiliano, la gente non immagina che anche io sono un jazzista, che veramente è molto raro un chitarrista brasiliano, dico chitarrista e suonare il jazz, è una cosa molto rara, no? E infatti c'è gente che ancora non lo sa che io partecipo nel festival jazz, faccio molto swing e tante cose, anche dei dischi di swing l'ho fatto, e così. Comunque è bello perché la gente sente, no? E poi è tutto un stile praticamente personale, no? Io faccio sempre la musica brasiliana, il jazz come sento io. E lei come lo sente? A volte, a seconda del periodo della sua vita, ha cambiato il modo di sentire la musica? No, ma io faccio, non sento. In genere io faccio la musica e non sento perché sono autodidatta, non ho mai avuto maestro e quindi credo che gli autodidatti hanno questa possibilità di non avere bisogno di sentire gli altri. Ma quando era bambino lei pensava che da grande avrebbe fatto questo? Guarda, io ho scoperto quando avevo 7 anni. Ho scoperto perché ho visto, mi sono reso conto che era un dono della natura. E allora sono stato più contento con questo fatto, perché da piccolissimo scoprire questa cosa, cioè del dono della natura, mi ha dato più forza ancora e sono andato avanti al modo mio, eccomi qua. La prima chitarra fu di mio padre, di papà. Quella chitarra che fine ha fatto? Boh, non lo so che fine ha fatto. No, poi la cosa interessante è che quando avevo 7 anni già suonavo nelle radio, a Rio, no? Con l'auditorio, con tutto e quanto. E io suonavo la chitarra del mio fratello più grande, perché avevo 7 anni, come facevo? Abbracciare la chitarra, infatti salivo sulla sedia per raggiungere il microfono con la chitarra, queste cose qua. Però lì è stata la mia spinta proprio, la voglia di ogni giorno cose nuove sulla chitarra, capisci? Io dico, è un dono, cioè, non ho avuto bisogno di studiare niente, fa tutto tecnica mia, tutto. Capisci? Lei so che ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive italiane, in televisione qua in Italia, è un personaggio molto noto, quindi per fortuna l'Italia si è accorta di lei e le ha reso omaggio. Posso domandarle cosa pensa della televisione italiana? Non so se sa che in Italia è sempre al centro di tante discussioni, televisione spazzatura, televisione impegnata, lei cosa pensa? Guarda, musicalmente meglio non dire niente.
Quindi io per fortuna appunto sono arrivato nel periodo giusto, dove appunto la RAI faceva musica dal vivo, buona musica, strumentale principalmente, non erano solo cantautori o i cantanti strumentali. Cioè ai giovani di oggi, io penso, mi dispiace per loro perché dagli anni 80 fino adesso sono usciti tanti ragazzi bravi, perché hanno avuto più contatto con i materiali americani, cioè i musicisti, cioè, e veramente come i funghi, i ragazzi bravi, però tecnicamente, cuore forse poco, tecnicamente sì. E appunto loro purtroppo non hanno avuto l'opportunità di andare in televisione a fare insomma, sentire come sentivano loro la musica, come facevano la musica loro, capisco, purtroppo, non, perché purtroppo la RAI c'è, ma tutto bene, tutto ok. Lei addirittura da giovane, negli anni 70, se non ho studiato male o se ho studiato bene, ha partecipato ad un concerto di apertura della grande Ella Fitzgerald, è vero? E questa è stata una delle cause che mi ha fatto rimanere in Italia. Ricordiamo quale festival era, perché era appunto un festival italiano. Sì, importantissimo, perché praticamente c'era solo quello festival internazionale, che è il Festival Jazz di Pescara, che era l'unico, diciamo, in Italia. E poi appunto, quell'ultima sera poi, ho finito la tournée a Madrid, dopo un mese sono ritornato in Italia appunto per partecipare a questo festival, perché avevo firmato un contratto appunto, sono venuto in Italia. E quindi lì è stata la mia, capisci? È stata una cosa meravigliosa perché, guarda, Iro De Paola, chi era, nessuno conosceva, Iro De Paola trio, noi stavamo con il mio trio. La seconda parte, giustamente, ela e Fitzgerald. Però ti devo dire una cosa, vedi, un musicista, quando ha fiducia a se stesso, può affrontare tutto, non aver paura, cioè, deve essere sicuro di sé, perché quella sera lì è successa una cosa che ti devo dire, mi è rimasta, io dico, perfetto. Quando ho aperto, perché ho fatto la prima parte, naturalmente, con il mio trio, quando ho aperto il sipario, la gente, il pubblico, ha cominciato a fare rumore, come se fosse lo stadio, per dirti, no? Un quarto d'ora di rumore, c'era l'appresentatore che è entrato in scena tre volte, dicendo, sentite, se non fate silenzio, non possiamo iniziare. E io lì, con i ragazzi, si aspettando che loro... Dopo un quarto d'ora, che hanno finito di fare rumore, ci sono fermati un po'. Quando abbiamo cominciato a suonare, non volava più una mosca. E ogni finale di pezzo, ho fatto un'oretta, e ogni brano che finiva, l'applauso non finiva più. Conclusione, bis. Io sono uscito dal palco, non volevo fare il bis. Dopo due minuti è venuto uno delle organizzazioni e mi ha detto, Paola, bando il bis, tutto in piedi. Io dico, non lo faccio il bis perché non se lo meritano. Ho detto così. Allora, ela Fitzgerald, Oscar Peterson, c'erano tutti, Jerry Mulligan, tutti quelli che erano partecipato prima. Oscar Peterson mi ha preso e mi ha portato sul palco per fare il bis, ma questo dopo due minuti. Eu digo, va bene, faccio il bis. Eu sono entrato com i ragazzi, sono andato avanti il palco, proprio sul bordo, com la chitarra elettrica naturalmente, silêncio, fazendo finta de guardar in faccia uno per uno, guarda, silêncio de tomba. Poi eu digo, ah, bene, sono ritornato, ho attaccato la chitarra e ho finito. Dopo di che, allora televisione, giornali, concerti, dischi, eccomi qua. È contento di essere qua a Gubbino Borders? Ma sì, sono contento perché è la terza volta che vengo qua. La prima volta era negli anni 70, non mi ricordo dove, però negli anni 70. E poi nel 90 che c'era il mondiale in Italia,
Orchestra Nazionale Brasiliana, che stava qui a Gubbio, mi hanno chiamato per fare un concerto per loro, cioè aperto al pubblico, e questa è la terza volta. Con due grandi cantanti accanto a lei, un grande pianista e una grandissima cantante. Renato Celani, principalmente, è insomma, considerato molto più in Italia, e abbiamo fatto dei dischi insieme, già in duo, no? E mi fa piacere stare, e poi la ragazza brasiliana, la cantante pure, perché è la prima volta che ci vediamo così. Né? Grazie. Prego. Grazie, è stato davvero un piacere. Oh.